Con la sola imposizione delle mani trasferisco le fotografie. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Arte per te. Ve lo ricordate quel comico che diceva con la sola imposizione delle mani un go jock e cravatta? Chi era? Vito Catozzo? Chi era? Comunque mi è venuto in mente nel pensare all'utilizzo della colla che voglio farvi usare oggi per trasferire le foto, le fotocopie su differenti supporti. Useremo la Mod Pouch fatta in casa. Cliccando qui troverete il video se non l'avete ancora visto, quindi vi conviene vederlo per capire di cosa stiamo parlando. Oggi invece appunto trasferiremo su un supporto ligneo questa una foto che ho scelto per me e vedremo l'esito che avrà questa colla fatta in casa. Spostiamoci sul piano del lavoro e andiamola a provare subito che sono curiosissima. Ecco l'occorrente per trasferire le immagini su diversi supporti. Allora, innanzitutto la nostra simil Mod Podge fatta in casa. Vi ricordo che questa non è la ricetta originale della Mod Podge, ma è una ricetta fatta da me per avere gli stessi effetti di questa colla miracolosa americana che non riesco a trovare qui in Italia. Se non sapete come la preparo, cliccate qui e accederete direttamente al video dei materiali dove vi spiego la ricetta di questa colla. Quindi, dei supporti su cui trasferire le nostre immagini, legno e tela. Quindi vedrete come le nostre immagini potranno essere trasferite nel medesimo modo su tipi di supporti differenti. E poi le fotocopie di ciò che vorrete, dell'immagine che vorrete trasferire. Io qui ho la fotocopia del primo quadro dipinto a cavalletto da Poti, da Enzino, oppure la fotocopia del logo del nuovo canale Due Cuori e Una Cappa, anzi il canale di cucina. Se non lo conoscete, cliccate qui e verrete catapultati in un mondo di golosità. Vi aspetto anche dall'altra parte. Ritagliate con le forbici della dimensione desiderata le varie fotocopie. A questo punto l'unica cosa che bisogna fare è la seguente: prendere la nostra colla, mescolarla ben bene e spennellarne un bello strato spesso sulla superficie dell'immagine che vogliamo trasferire. Abbondate, poi staccate immediatamente perché sennò vi rimarrà attaccata al supporto. Quindi abbondate bene di colla, stendetela su tutto, applicate l'immagine lì dove volete che si trasferisca. Io sto andando un po' a occhio, vabbè, non importa. Quindi posizionatela ben bene e fatela aderire perfettamente. Quindi togliete tutte le bolle da sotto l'immagine, così, e fate asciugare perfettamente. Stessa cosa per gli altri supporti. Andiamoli a fare. Ok, una volta che le carte si saranno asciugate nella loro collocazione, prendiamo un bicchiere con dell'acqua o una spugnetta bagnasciuga inumidita. Io preferisco fare col dito. Intingo il dito e umidifico la superficie che nel frattempo è aderita alla tavoletta o a qualunque supporto. Ora vedrete che il procedimento sarà il medesimo per tutti. E piano piano porto via le pellicole superiori degli strati di carta, lasciando, e non insistendo poi troppo, soltanto l'ultima, quella colorata, ben appiccicata sul supporto ligneo.
non è una figata. Troppo forte questa cosa. Anche per me, che non sono un amante del decoupage, questa cosa ha aperto nuove frontiere. La cosa bella di questo tipo di trasferimento d'immagine, che è un trasferimento d'immagine quindi per presa da parte del supporto del primo strato, quindi quello colorato della carta, è un trasferimento d'immagine proprio uguale, che però a seconda di quanto insistiamo con questo sgretolamento della carta può essere più o meno invecchiato, i margini possiamo un pochettino rovinarli in modo da far sembrare che sia proprio un tutt'uno con ciò che gli sta attorno. Insomma, è divertente, sperimentate e utilizzatelo nel modo che preferite. Naturalmente adesso togliamo tutta la carta e poi naturalmente rifiniamo con della nuova Mod Podge sopra per sigillare appunto il lavoro sottostante. Togliamo gran parte della fibra e vediamo come si comporta la tela. Siamo pronti? Questo sono emozionato, il quadro di Poti. Sulla tela l'effetto, io già l'ho provato naturalmente, sulla tela l'effetto è ancora più bello, perché si fissa proprio profondamente. Ok, dopo aver tolto il più possibile, prendiamo di nuovo la nostra Mod Podge fatta in casa, diciamo così, la simil Mod Podge. Prendiamo un pennello pulito e ripassiamolo sulle nostre immagini trasferite in modo da proteggerle, sigillarle e lucidarle nel frattempo, anche se questo ha una finitura matte. Naturalmente passiamolo su tutto il manufatto. Ok, visto? La nostra immagine è bella e trasferita e il quadro di mio figlietto è diventato una vera e propria opera d'arte poggiata su di una tela. Naturalmente adesso i bordi io potrò divertirmi anche a personalizzarli. Sbizzarritevi con la fantasia usando questo collante. Allora, questo trasferimento può essere fatto su tutti i supporti, basta che abbiano un substrato chiaro, perché sullo scuro, state attenti, la carta non ce la fa a colorare particolarmente, quindi il pigmento dello strato superficiale della fotocopia non ha un potere coprente abbastanza forte da andare a coprire gli scuri di un fondo. Quindi se questa tavoletta fosse stata nera non si sarebbe vista così l'immagine, così che se la tela fosse stata preparata con un colore scuro non si sarebbe vista altrettanto l'immagine. Come vedete è facile, è un modo carino, come vedete una fotocopia può diventare un manufatto artistico, un tagliere può essere personalizzato con una semplice fotocopia. E queste parti di stampa che mancano vi faccio vedere, vedete? Danno un aspetto ancora più country e ancora più shabby, diciamo così, a tutto l'operato. Spero che quindi questa idea per il trasferimento dell'immagine vi sia piaciuta, vi lascio le foto e noi ci vediamo di là. Altro che Capitano Kirk e teletrasporto, oggi sono in vena di citazioni televisive. Però ragazzi, è veramente una grande soddisfazione quando un materiale fatto in casa effettivamente risulta. Nel frattempo ho visto che su internet ci sono 3000 ricette per creare una Mod Podge fatta in casa, però devo dire che con questa, come avete visto, il risultato è ottimo. Spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, metteteci un bel pollice in su, condividetelo in modo che Arte per te possa entrare in più case possibile e mi raccomando, vi aspetto tutti su Facebook per chiacchierare insieme e scambiarci le opinioni. Lasciate un commento qua sotto e ditemi se questo progetto vi è piaciuto o che tipo di progetto vorreste vedere realizzato con questo tipo di tecnica. Io vi rimando al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Arrivederci, alla prossima!